digiuno esplica sul tessuto nervoso effetti che possono essere sintetizzati attraverso due meccanismi, un meccanismo metabolico e uno trascrizionale. Il meccanismo metabolico si attua attraverso l'abbassamento della glicemia e dell'attività insulinica e contenendo l'attività di un sistema enzimatico che è il mTOR, che è un sistema che rinnova le strutture cellulari in presenza di ricchezza aminoacidica. Sempre una via metabolica sfrutta la diponettina e la grelina e l'attivazione invece dell'anchinasi, che è un sistema che a differenza del TOR rappresenta un netturbino cellulare, cioè ripulisce la cellula e riutilizza le scorie per rinnovare le strutture. L'altro meccanismo è quello trascrizionale, legato soprattutto all'attivazione del Brain Derived Neurotrophic Factor, che è un fattore che potenzia l'attività mitocondriale della cellula nervosa e ne migliora la plasticità, migliorando con un termine più globale quella che è la resilienza del neurone. La dieta chetogenica nei primi decenni del secolo scorso era una terapia utilizzata prevalentemente per il controllo dell'epilessia farmacoresistente. Negli ultimi decenni è diventata, perché se ne sono conosciute meglio le basi biochimiche, una terapia nutrizionale alternativa o di supporto in molte malattie neurologiche. Perché? Perché molte malattie neurologiche, sia esse a maggiore impronta infiammatoria che neurodegenerativa, hanno alla base tutte un deficit energetico. Questo è il motivo per cui la dieta chetogenica è stata utilizzata negli ultimi decenni per la cura dell'emicrania, viene utilizzata dal nostro gruppo per contrastare la fatigue nella sclerosi multipla, ma viene utilizzata anche come terapia di supporto in malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson. Più recentemente, sempre presso la nostra clinica, l'abbiamo utilizzata in un caso raro di panencefalite sclerosante subacutea. Il razionale dell'utilizzo della dieta chetogenica nell'emicrania è legato a vari aspetti del meccanismo fisiopatologico dell'emicrania. È indicata perché? Perché ottimizza lo stato energetico della cellula nervosa, perché ha un meccanismo antinfiammatorio. L'emicrania è una malattia infiammatoria e contrasta il rilascio del CGRP. Perché contiene l'eccitabilità neuronale, perché ottimizza la composizione del microbiota intestinale. E noi sappiamo che una normalizzazione del microbiota contrasta l'infiammazione dell'intero organismo, quindi anche del sistema nervoso. Il razionale nella sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia che riconosce due tipi di infiammazione. Una infiammazione acuta legata alle ricadute, alle cosiddette relapsing, e una infiammazione cronica, una low grade inflammation, che è più subdola e continua, è quella responsabile della neurodegenerazione nella malattia. La sclerosi multipla è una malattia nella quale sono presenti alterazioni mitocondriali. Il mitocondrio è la centrale energetica della cellula, questo sia nel parenchima leso sia nella sostanza bianca apparentemente normale.
e questo è il motivo per cui, ottimizzando l'energia dell'encefalo, si riesce a contrastare anche quello che è uno dei sintomi più difficilmente trattabili nella sclerosi multipla, che è la fatica. La sclerosi multipla, infine, è una malattia a base autoimmune e la possibilità di normalizzare il microbiota intestinale ci consente di normalizzare la risposta immunitaria. Nella infiammazione da SARS-CoV-2, la gravità della malattia è legata alla imponenza della cascata citochimica, cioè alla imponenza della risposta infiammatoria da parte dell'organismo. E sappiamo anche che pazienti che partivano da una condizione di infiammazione cronica, per esempio gli obesi e i diabetici, hanno una prognosi peggiore. Quindi qual è il razionale dell'utilizzo di una nutrizione a stampo chetogenico in questo momento di pandemia? Vi è, nel senso che può contenere lo stato infiammatorio dell'organismo e quindi rendere meno suscettibili alla gravità dell'infiammazione, nel corso dell'infiammazione può aiutare a contenere la cascata citochimica, può aiutare a contenere quelli che sono gli effetti sul sistema nervoso nella sindrome da SARS-CoV-2, che sono vari e che si identificano spesso in una vera e propria sindrome, che è quella del neuro-COVID, può aiutare anche nella ripresa, contrastando quella che è l'astenia, la fatigue che spesso segue alla infiammazione. Questo ovviamente nulla togliendo alla importanza di contrastare l'infezione con la vaccinazione.